Una brutta batosta, quella rimediata dal Biceglie nella trasferta di Nola. Nel recupero della 19ª giornata, i nerazzurri cedono con il risultato di 3-0, un passo indietro piuttosto netto rispetto al pareggio del Ventura contro l'Audace Cerignola, che sembrava aver svegliato la squadra dal torpore delle ultime 3 giornate. Coratella apre subito i giochi nella prima frazione, mentre D'Angelo e Di Dato nella ripresa suggellano il tris campano. Il Biceglie non ha più tempo da perdere, ecco sì, ecco un nuovo cambio della guardia, via Mister Cazzarò dentro Rufini. Dopo l'esonero dello scorso dicembre, l'ex Manfredonia torna in sella alla panchina nerazzurra, una nuova rivoluzione che la dirigenza covava probabilmente sotto la cenere delle ultime settimane, quando i risultati del campo hanno spinto il Biceglie troppo indietro in classifica nel girone H di Serie D. Lo sapeva in cuor suo anche Michele Cazzarò, che arriva al capolinea della sua esperienza dopo aver perso uno scontro diretto importante in chiave salvezza. Del resto, i soli 7 punti raccolti sotto la sua gestione sono un dato piuttosto emblematico. Quella della dirigenza, però, sembra più una mossa della disperazione, un'ultima occasione per provare a dare la scossa ad un ambiente ormai sempre più rassegnato. Pari e patta invece nell'altro recupero tra team Altamura e Casarano. Al vantaggio ospite di Rizzo, i Murgiani rispondono con Tedesco ad inizio di presa, un pareggio che serve ad entrambe le squadre per muovere la classifica in vista di una salvezza diretta da raggiungere quanto prima.